Dalla ricetta dei chialuni a me è rimasto l'impasto. Lo posso utilizzare mettendoci marmellate, Nutella, crema. In questo momento io avevo a casa la marmellata di pere, la marmellata di fiche e liquirizia, le ho mescolate insieme. Vado ad unire 10 noci spezzettate, un po' di cacao amaro, due pizzichi di cannella e un po' di rum. E vado a riempire questo impasto e lo chiudo. La farcitura è pronta per andare a riempire l'impasto dei chialuni, che è una pasta frolla. Ci siamo, la farcitura. Sistemiamo. Fa un buon profumo. Dopo averla farcita la chiudiamo, pigiano sui bordi, tipo panzerottino, facciamo meglio, cerchiamo di far aderire i bordi. Ora ricamiamo delle formine. Anche quattro vanno bene. Le adagiamo sopra. Ancora per chiudere meglio l'impasto, questo si può fare anche con l'albume, una spennellata di albume ai bordi. In forno a 180 gradi per 40 minuti. Questo è il risultato della ricetta di recupero di oggi. Sente un profumo.